Carissimi amici del canale YouTube e Telegram, dentro la notizia, questo è un momento decisivo e come tutti i momenti decisivi vengono fuori non i lupi, ma i leoni e le leonesse. Si va alla caccia, si sbrana, si devono difendere i diritti umani. L'essere umano è in pericolo, è un pericolo mortale. Solo chi è sotto l'ipnosi televisiva non si rende conto della gravità del momento. In questo momento si vede chiaramente la distinzione tra i veri esseri umani liberi e i gusci vuoti. Noi stiamo con gli esseri umani, come i portuali che da Trieste a Genova e in altri porti stanno lottando per la libertà. Sì, quella libertà che le diaboliche elite vorrebbero sottrarci furtivamente tramite il lasciapassare verde. Noi siamo con l'avvocato Linda Corrias, che si espone con coraggio in difesa di tutti noi, e qui la vediamo nell'intervento di Genova con i portuali. Tutti insieme, qua c'è in gioco il nostro futuro e solo chi è disposto a perdere tutto sarà chi avrà tutto, ovvero chi avrà la libertà, la dignità, il lavoro e una vita degna. Non posso promettervi che gli strumenti giuridici abbiano chissà quali risultati. Mentre di certo posso dire che la forza di ogni uomo che abbia il coraggio e gli attributi può veramente rivoltare questo paese oramai marcio. Dipende dalla dignità di chi vuole andare avanti. Ai nostri figli non dobbiamo dare solo un tozzo di pane, noi abbiamo la responsabilità di dare l'esempio. Non nascondiamoci dietro un dito, guardiamo la luna, guardiamo il fatto che vogliono spogliarci della salute, della dignità, del poter lavorare, vogliono renderci schiavi, vogliono toglierci ogni ambizione e ogni libertà. Adesso tutto dipende da ognuno di noi, non dipende solo dalle carte, dipende dal fatto che non dobbiamo farci dividere, è il momento di essere veramente trasversali su ogni categoria, qua l'unica differenza è essere umani, veramente, avere sangue, carne e sangue, ma sul serio, avere degli ideali, ricordarci chi è morto per noi, non vivere nell'agio. Io voglio essere qui con voi, ho tra 3 ore un'udienza a Modena, ma l'importante qua è esserci ed è bello vedere una piazza piena, perché è il momento di dire no, ma non dobbiamo cadere nella divisione tra chi ha fatto una scelta e chi ne ha fatto un'altra. Ogni scelta si può rettificare, ora non si può più tornare indietro, perché se si va avanti nella strada sbagliata c'è solo il baratro. E al massimo viene procrastinato di qualche settimana, ma comunque si diventa schiavi. Allora, chiariamo che siamo in guerra sul serio e in guerra ci si fa male e qualcuno muore. Ma dobbiamo capire che se stiamo veramente compatti, probabilmente le ferite saranno più lievi e il traguardo sarà più vicino. Se ci sparpagliamo vittime di egoismi e personalismi, allora siamo fottuti. Chiaro? Carissimi amici del canale YouTube Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a superare i 110.000 iscritti e a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela del popolo. Purtroppo però le donazioni sono molto poche, mettendo a rischio il nostro lavoro. È particolarmente importante quindi in questo momento il vostro sostegno. Chi fosse poi interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in descrizione. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, iscrivetevi qui e su Telegram, mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince. Un abbraccio dal vostro Roby.